I piani di Microsoft per Linux e l'open source sono oggetto di interesse sempre più crescente visto il coinvolgimento su molti fronti. È recente il rilascio di un sistema operativo associato alla parola Linux, ma è solo l'ultimo passo di un percorso che inizia 10 anni prima. C'è da preoccuparsi per il futuro del software libero e l'open source? Ciao da Dario di Alternativa Linux. I primi di marzo del 2024 alcune testate giornalistiche internazionali come l'autorevole Foronix, ma anche nostrane, hanno rilanciato una notizia. Il sistema operativo open source CBL Mariner, sviluppato internamente a Microsoft, è ufficialmente rinominato Azure Linux. Ma non è stata davvero la prima volta che fonti ufficiali Microsoft si sono riferite a questo sistema di contenitori di servizi per il cloud computing con la parola Linux. È infatti il 23 maggio 2023 l'annuncio nel blog ufficiale Microsoft in cui compare la prima definizione di Azure Linux. Ma si tratta di una puntualizzazione irrilevante perché i primi passi di apertura del colosso USA nei confronti di Linux e dell'open source vanno ricercati anni prima, ed in particolare nel mutamento radicale di approccio dell'azienda apportato dal nuovo ed attuale amministratore delegato Satya Nadella, che nel 2014 ha sostituito l'uscente Steve Ballmer. Steve Ballmer è noto per la buona uscita di 112 miliardi di dollari ricevuta da Microsoft e per alcune pubbliche uscite piuttosto stravaganti. In un'intervista al Chicago Sun-Times nel giugno 2001 definì Linux come un cancro che si attacca nel senso della proprietà intellettuale a qualunque cosa tocchi. Non si sa se Ballmer fosse convinto di ciò che sosteneva o se intendesse solo convincere l'intervistatore del fatto che basti prendere qualunque parte di codice distribuito con licenza GNU/GPL per essere costretti a ridistribuirlo alle stesse condizioni, ma non è così. Di certo furono la contemporanea impennata nell'adozione di server basati su soluzioni Red Hat e l'annuncio di IBM di voler puntare su Linux per tutte le soluzioni server e business a scatenare la reazione inopportuna di Ballmer. O forse, per farsi un'idea dell'approccio iniziale di Microsoft nei confronti di Linux, si potrebbe addirittura partire dal 1976. L'allora socio accomandatario, in una lettera aperta ad una rivista di hobbisti di informatica, criticava la diffusione piratesca dei programmi perché, a suo dire, ciò comportava lo sviluppo di software approssimativo e scadente. Cito testualmente: "Tutti voi usate Basic, ma nessuno compra licenze. E questo non è che un furto. Eppure l'hardware non può essere rubato. A chi importa se non viene pagato chi lo ha realizzato? Chi può permettersi di svolgere gratuitamente un lavoro tanto qualificato o impiegare anni a realizzare un programma, ricercare e risolvere bug, fornire documentazioni per poi distribuirlo gratuitamente?" Firmato Bill Gates. Ebbene, ad oggi le cose sono drasticamente ribaltate se Microsoft rilascia un software che contiene la parola Linux. Soprattutto perché i primi segnali di cambiamento si sono avuti già nel 2014. Un paio di mesi dopo che Ballmer fosse gentilmente invitato a lasciare il posto di CEO a Satya Nadella, Mark Hill, architetto hardware coinvolto da Microsoft per lo sviluppo del cloud Azure, lasciava intendere in un'intervista alla storica testata tecnologica CNET che la guerra di Microsoft contro l'open source fosse morta e sepolta. Ma il primo passo in questa direzione non è il supporto per Linux introdotto con WSL a partire da un consistente aggiornamento di Windows 10. Il sottosistema Windows per Linux permette l'installazione di alcune versioni di Linux, gestibili poi tramite riga di comando, all'interno del sistema Microsoft. Alcuni credono e altri speravano, e mi chiedo perché non ne siano piuttosto rasserenati, che il pinguino che appare dopo l'installazione di WSL in Esplora Risorse permettesse di accedere alle partizioni Linux in un cosiddetto dual boot, cioè con i due sistemi operativi affiancati nel medesimo computer. Ma per fortuna, purtroppo, chi lo ha provato sa che non è così e che solo le partizioni di sistemi Linux integrati con WSL sono accessibili dalla nuova icona. Ma WSL, appunto, non è il primo passo di apertura di Microsoft verso il modello open source e verso Linux.
Cronologicamente è stato il 2015, l'anno in cui Microsoft ha cominciato a distribuire, sotto licenza open source, il suo nuovo strumento di programmazione per la creazione di siti web e altri linguaggi, Visual Studio Code. Visual Studio Code riprende il nome da Visual Studio, il punto cardine del successo per la diffusione di Windows, uno strumento di sviluppo software che ha consentito ai programmatori di sfruttare a fondo le caratteristiche di Windows e dei suoi cosiddetti framework, contribuendo alla proliferazione di programmi disponibili per ambienti Microsoft. A molti il lancio di Visual Studio Code è sembrato un tentativo di scalzare il primato dell'ottimo editor Atom, sviluppato e distribuito a partire dal 2014 dal team di GitHub, il cui sito ospita il più grande archivio di progetti collaborativi di software al mondo. Visual Studio Code si scarica in ogni formato possibile per Linux, anche in Flatpak e Snap, oltre che per Windows. Ma sono in effetti disponibili anche i codici sorgenti di VS Code, proprio su GitHub. Le condizioni di licenza parlano di telemetrie attive che inviano a Microsoft dati sull'utilizzo, ma spiegano come disattivarle. E in ogni caso viene fornita dalla comunità Linux una versione ripulita di tutte le personalizzazioni e brevetti Microsoft, nota con il nome di VS Codium. Ma andiamo all'anno successivo. Grazie a commenti a margine di miei articoli blog o video qui su YouTube, scopro che in pochi sono a conoscenza del fatto che già dal novembre 2016 la Fondazione Linux, l'organizzazione no profit creata a sostegno dello sviluppo del kernel di Linus Torvalds, annunciava l'ingresso di Microsoft nella fondazione come Platinum Member. Tradotto significa, pare, almeno 500.000 dollari all'anno che Microsoft riversa nelle casse della fondazione. Ma non solo, certo, comunicati ufficiali della fondazione ammettevano il ruolo fondamentale che Microsoft avrebbe potuto rivestire con le sue competenze in fatto di cloud computing e mobilità. Senza poi dimenticare che altri membri platino nel consiglio della Fondazione Linux sono Hewlett-Packard, Huawei, Intel, IBM, Oracle e Samsung, solo per citarne alcuni. E infatti Microsoft si è subito impegnata su tanti fronti di sostegno e concreta collaborazione in progetti e soluzioni open source, non solo nella Fondazione Linux. Nel 2019 si unisce come Premier Member alla Academy Software Foundation, definita dalla Fondazione Linux come iniziativa collaborativa per l'avanzamento dello sviluppo di software open source nelle industrie cinematografiche e legate ai media. Risale a fine aprile 2022 la notizia dell'ingresso di Microsoft nella Open3D Foundation. Si legge: Microsoft si unisce a più di 25 organizzazioni rivolte alla democratizzazione del software per lo sviluppo in 3D di giochi e simulazioni. Microsoft ha certo lo scopo di rendere più compatibili i propri servizi e soluzioni con quelli legati al mondo Unix, ma contribuisce materialmente e non solo con denaro. Chi avrebbe mai pensato anni fa di vedere una pagina web come questa? Red Hat, capofila delle aziende che si sono buttate nell'open source fin dagli albori di Linux, partner Microsoft per lo sviluppo di soluzioni cloud ibride Linux-Windows. Ottima cosa davvero, e io direi un vero trionfo per il mondo Linux. Parrebbe quindi che il drastico mutamento di rotta di Microsoft per il modello Open nasca dalla consapevolezza dell'impossibilità di competervi in modo concorrenziale. Per la serie, se non puoi batterli, unisciti a loro. Certo, il dubbio che a fronte di questa generosità verso la fondazione Linux, certi colossi tecnologici, oltre a contribuire concretamente allo sviluppo di nuove soluzioni open source, possano in qualche modo influenzare il percorso di sviluppo di Linux in base a propri interessi, può venire. Anche perché una notizia clamorosa arriva nel 2018, quando Microsoft acquista per 7 miliardi e mezzo di dollari proprio GitHub, accaparrandosi quindi il controllo di un servizio che ha superato da tempo i 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Il fiuto per gli affari della Big Tech di Redmond è indiscutibile, dal momento che GitHub fattura circa 1 miliardo di dollari l'anno e che al 2022 ospitava, secondo le statistiche di Kinsta, oltre 400 milioni di progetti in 500 linguaggi differenti.
Ed è addirittura dal 2021 che il team GitHub, in collaborazione con OpenAI, ha lanciato il servizio GitHub Copilot, integrabile direttamente nell'editor Visual Studio Code. GitHub Copilot è un servizio assistito da intelligenza artificiale generativa a cui si chiede il risultato che si vuole ottenere per vederle scrivere il relativo codice in tempo reale. Della crescita inesorabile dell'adozione di VS Code ha fatto le spese l'editor Atom, di cui il team di GitHub Microsoft ha annunciato l'abbandono nel 2022 per concentrarsi proprio su VS Code, costringendo anche il sottoscritto a dirgli addio dopo anni di soddisfattissimo utilizzo. Visual Studio Code e la versione ripulita VS Codium che ho adottato hanno decisamente una marcia in più rispetto ad Atom. Per ironia della sorte, Microsoft ha sviluppato il suo editor tramite uno strumento che con Atom era stato realizzato. Ad oggi il numero di progetti liberi che Microsoft porta avanti in prima persona è di tutto rispetto. Basta visitare il sito opensource.microsoft.com per trovare, oltre allo strumento di sviluppo per il cloud Azure SDK, lo storico framework.net, la sua PowerShell ed il nuovo terminale di Windows che combina il tradizionale prompt dei comandi con le nuove funzionalità legate a Linux, tra cui la recente introduzione del programma Unix sudo, che permette all'utente standard di un sistema di elevarsi ad amministratore per il compimento di attività che lo richiedano. Ovviamente, anche chi non si interessi minimamente di informatica e tecnologia non ha potuto ignorare l'impatto mediatico a gennaio 2023 dell'investimento di 10 miliardi di dollari in OpenAI e la sua creatura ChatGPT da parte di Microsoft. Non il primo investimento, ma il primo miliardo di dollari del 2019 è passato quasi inosservato. Un servizio, quello di ChatGPT, che non ha precedenti se in 2 mesi dal lancio ha raggiunto una quota di 100 milioni di utenti attivi, secondo Reuters. Numeri che TikTok ha raggiunto dopo 9 mesi e Instagram dopo 2 anni e mezzo. Non è questo il luogo per approfondire questioni che sarebbero fuori tema nel mio canale e blog legati specificamente a Linux. E anche se il nome OpenAI facesse pensare a codici sorgenti aperti, di aperto c'era poco anche prima degli investimenti di Microsoft, che poi ha creato utenti di serie A e serie B, lasciando priva di canone solo la versione del suo bot, tutt'altro che intelligente, che è stata addestrata fino a settembre 2021 con 6 miliardi di informazioni, rispetto alla versione 4, cui sono state sottoposte 100 trilioni di informazioni e che ha accesso illimitato ad internet. E il logo di OpenAI fa anche mostra di sé nel video divenuto virale della startup Figure, che dopo una raccolta di 600 milioni di dollari di fondi, cui ha ovviamente partecipato anche Microsoft, ha mostrato un prototipo di robot pilotato da IA che lascia intravedere la prossima generazione di elettrodomestici che Isaac Asimov aveva previsto nel 1950. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Per fare il punto su quanto detto, io non vedo il coinvolgimento di Microsoft come una totale sconfitta del modello chiuso e protettivo, nemmeno come tentativo di divorare Linux. Perché anche se a Redmond hanno tanta fame, non penso che la bocca sia abbastanza grande. Di certo si è compreso che da uno scontro ideologico Microsoft sarebbe uscita con le ossa rotte. Dopo aver perso con Windows NT e IIS contro Linux e Apache, e dopo la conversione di IBM, Oracle, Novell, come Red Hat che da servizi legati al software libero ha costruito un impero, piuttosto mi destano preoccupazione i modelli, proprio come quello di Red Hat o di Canonical di Ubuntu, che sembrano chiudersi ed andare incontro a Microsoft verso un ibrido open-closed source che sembra essere il paradigma futuro dei grandi capitali. Qual è invece l'idea che tu ti sei fatto, a patto di aver voglia di farsi un'idea sull'argomento?
Lascia un commento che non rischi di andare incontro alla censura inesorabile della piattaforma e parliamone insieme. Grazie per la tua visione del video e a presto.